Ciao ragazzi e bentornati su Dark Souls 3. Allora, siamo ritornati dal sacco di patate appeso qua fuori. Visto che oggi andremo a fare tutta l'altra zona. O meglio, proveremo a fare tutta l'altra zona, anche se mi sa che finirla sarà veramente difficile. Dunque, dovrete affrontare un po' di gente che però, se la prendete da dietro, che è tutto un dire, e soprattutto se avete la magia di fuoco, potete farli volare. Allora, andiamo a far fuori. Tra l'altro abbiamo trovato l'osso di Loretta. Poi vi dico anche dove andare a usarlo. Diamo il volo che fa questo. Grandissimo! Ok ragazzi, dopo aver fatto un po' di pulizia qua, fate fuori uno per uno questi. E soprattutto fate attenzione a sto figlio della mignotta, perché è veramente tosto. Quindi, se riuscite ad attaccarlo da lontano ancora meglio, perché se vi acchiappa con quel dildo gigante so cazzi vostri. Ok, Ermignottone è andato. Fate fuori tutti gli altri. Bene, una volta fatti fuori tutti potete iniziare a raccogliere ogni oggetto che trovate per terra. E poi c'è sempre un figlio di puttana che vi scapperà sicuro e anche due. Ok, brace. Poi ragazzi, mi raccomando, guardatevi attorno, perché oggetti ce ne saranno ovunque. Abbiamo trovato un Suki. No, sto a scherzare, è un Gugri. Un crucco. Allora, poi, che cazzo è? Sì, ok, dovrebbe essere l'ultimo oggetto della zona. Se poi mi sbaglio, vabbè, posso mica farvi vedere tutto. Andateveli a raccogliere da soli. Ok, fatto quello, andiamo qua sotto. Quello lasciamolo lì, tanto se sta a fare i cazzi suoi. Andiamo qua sotto e non c'è niente. Niente. Ok, ok. Qua dentro? Qua dentro si può andare. Ma mi raccomando, fate sempre attenzione. Figlio di puttana, è già la seconda volta che mi fa cagare addosso. Figlio della merda, per un po' di resina del cazzo. E qua? Qua... Oh, vedete che me lo sono perso. Ok, molto bene. Non si apre da questo lato. Ragazzi, se c'è qualcosa di importante dovrò tornare indietro nella mia run principale, perché questa zona qua non l'avevo proprio vista. Guerriere del sole. E ho guadagnato anche un trofeo. Sì, mi sa che devo andare. Bevi la pozione di Estus. E la... Una ricarica gratis, signori. Bene. Ok. Se volete passare in rassegna i vari... Madò. Ok ragazzi, scusate un attimo, mi sto a cagare sotto. Ma vai a cagare te e il falcetto di merda. Ok, nasce da schiavo. Guanti da lavoro, bastardo. Dicevo, se usate il mirino potete, a differenza dei mimic, potete già
selezionarli e così non vi fanno prendere gli scioponi come hanno fatto prendere a me. E mo non mi ricordo più un cazzo. Ok. Siccome mi sono liberato la strada, vabbè, ok, continuo di qua. Per massimo torneremo indietro. Bene. C'è un altro fio della mignotta. Scappa. Una frusta. Stasera potete darvi al sadomaso. Quel fio della mignotta è un cagacazzo. Dunque, nemici, nemici? No, niente, oggetti. Oggetti manco per il cazzo. Allora, questo ci ha lasciato un oggetto e prendiamolo, che okay. La merda puttana. Ok. Poi venite qua sotto per il semplice motivo che c'è un oggetto. Ok, frammento di titanite. Con calma. Dunque, dovrebbe esserci una scala, ma non mi ricordo dove. Di qua. Ok, perfetto. Saliamo. Sto fio della mignotta. Ci hai quasi scassato la minchia. Non ho più mana! Figlio della merda! Dove sei finito? Non lo trovo. È sparito. Allora, a salire non penso che salga. Dove cazzo è andato? Vabbè, approfittatene per venire qua. Prendere il frammento di titanite e boh, scendete. Ah, eccolo lì. Vediamo un po' se me lo tiene in mira. No, figlio di puttana, si è messo proprio in un posto di merda. Ma che cazzo te ridi? Mamma mia, che culo che non mi ha preso. Mi hai quasi rotto le palle. E muori. Sei andato? Boh, ok. Bruh. Dunque, vediamo un po' che qua dovrebbe esserci ancora qualcosa. Lì si può scendere di lì. Andare lì sopra. Ok. Allora, giusto per finire il tutto, vediamo se c'è ancora qualche oggetto qua dentro da prendere. Non mi sembra, però, non si sa mai. Non ci sta un gas. Qua non ci sta niente. Bene, era soltanto una perdita di tempo. Dunque, lì c'è quello. Allora, torniamo su. E andiamo dove c'era. Ecco qua, il tetto. Così. Andiamo a prendere quell'oggetto lì. Puttana, che l'ho sbagliata di brutto. Ma soprattutto, non fatevi scappare questa. Ok, che vi dà una gemma affilata che serve per crearvi un'arma abbastanza interessante. Credo, non lo so, non l'ho fatta e non me ne è ancora fregato un cazzo di farla. Ok, dunque una volta qua. Vabbè, una moneta arrugginita del merda, potevo farmi anche i cazzi mia. Arriviamo qui, quello lasciamolo perdere. Venite qua dietro e troverete un cazzo. No, troverete solo un falò, perché qua dentro non c'è niente. Ok. Una volta acceso il falò, potete decidere di andare avanti. Tanto ormai siete vicini alla meta. E niente.
Io direi che vi seccate questo tizio qua, a cui dovrete fare molta attenzione perché se si avvicina sono davvero cazzi vostri. Vuoi vedere che non mi fai niente? Ah, cosa mi ha lasciato? Una sega. Ciarpame, del fantastico ciarpame. Bene ragazzi, un altro falò è stato acceso. Allora rifacciamo un attimo questo pezzo qua dietro, che prima mi sono dimenticato, ma sono sicuro che non ci sarà un cazzo da prendere se non tante mazzate. Allora, te questo forcane vattela via under culo. Dunque qui c'è la strada che conduce al ponte della prima stradina che abbiamo fatto. E dunque, una volta arrivati qui, c'è quell'oggetto lì da prendere che sono sicuro che non servirà a una sega di niente. Vabbè, ok, frammenti di titanite. E poi di qua, di qua cosa c'è? Ah, di qua semplicemente troverete i due che vi sono saltati addosso prima. Cioè che mi sono saltati addosso prima quando sono passato da sotto. Quindi alla fine ho fatto questo pezzo di video che poteva anche evitare di essere fatto, perché tutto sto casino per un frammento di titanite. Dai ragazzi, alla prossima, ciao.